Buongiorno, ecco le news di questa settimana. Classi di concorso. Da 168 sono diventate 116, tra cui 13 di nuova formazione. Secondo il Premier Renzi e il Ministro Giannini, si tratta di una semplificazione. Non è dello stesso parere il coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti Rino Di Meglio, che ritiene che in tal modo si creerà solo meno professionalità. Non sempre un docente utilizzato per insegnare una materia affine alla propria ha davvero le competenze necessarie per farlo. Mobilità. La Gilda Insegnanti abbandona il tavolo contrattuale ritenendo inaccettabili le condizioni poste dall'amministrazione. E quanto ha dichiarato Maria Domenica Di Patre, vice coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti. Gli ambiti territoriali, la chiamata diretta del dirigente e le disparità di trattamento tra le varie categorie di docenti, continua, sono aspetti della legge 107 ai quali ribadiamo il nostro no e verso i quali la Gilda è pronta a ricorrere legalmente. Concorso. Al via, con ritardo, il nuovo concorso per accedere alla professione docente. Il bando doveva uscire entro il 31 dicembre, come previsto dalla legge 107. Ora dovrebbe essere pubblicato ai primi di febbraio. A quanto pare ci troviamo in alto mare. La realtà vissuta quotidianamente dalla scuola italiana, afferma Di Meglio, è molto diversa dalle teorie un po' dilettantistiche di chi ha concepito e impostato la norma della scuola. Andiamo al bando. Sarà riservato ai soli docenti abilitati, recluterà 63.000 docenti e interesserà circa 200.000 candidati. La prova scritta è prevista per il mese di marzo e quella orale a giugno, per poter essere in cattedra già a settembre. In estrema sintesi le regole. È necessaria una buona conoscenza della lingua inglese e dell'uso del computer. Previste due prove. Sia in quella scritta che in quella orale ci saranno domande di una lingua straniera scelta del candidato. Concorreranno a formare il punteggio della graduatoria di merito anche i titoli di studio e quelli professionali. Per le immissioni in ruolo si seguirà anche questa volta la norma che attribuisce la metà dei posti a concorso ai vincitori e l'altra metà ai candidati delle graduatorie di esaurimento, che resteranno in vigore fino al loro completo scorrimento. Intanto, i precari accendono una vivace polemica sul ritardo dell'uscita della bozza dei programmi da studiare. Tempi troppo esigui per contenuti vasti e particolareggiati. Stipendi precari. Finalmente un sospiro di sollievo per circa 132.000 docenti precari che da settembre hanno lavorato senza percepire le retribuzioni spettanti. Il 19 gennaio, con un'emissione straordinaria, il Ministero dell'Economia ha disposto il pagamento degli stipendi, ma restano fuori ancora 8.000 contratti dei docenti neoimmessi in fase C. McDonald's, la maggiore catena di fast food del mondo, ha promosso una raccolta punti finalizzata a premiare le scuole. Tale iniziativa, secondo i parlamentari del Movimento 5 Stelle, non tutela la salute degli studenti ed è in totale contrapposizione alle recenti linee guide ministeriali per l'educazione alimentare. I pentastellati hanno presentato un'interrogazione parlamentare. Intanto, il sottosegretario Davide Faraone ha affermato che il MIUR non era informato dell'iniziativa. Bocconi amaro per la Sicilia nella legge di stabilità nazionale. Tagliati i fondi destinati a scuole e strade provinciali fino al 2021. Dietro il taglio deciso del governo c'è la mancanza di una riforma delle province, cioè degli enti che fino al 2015 hanno gestito scuole superiori e strade nella regione. In chiusura due eventi della prossima settimana. Milano, Casa della Cultura, giovedì 28 gennaio, ore 18, Scuola e Cultura tra frammentazione e innovazione. Conferenza di Vittoria Fiorelli, Giovanni Carosotti. La professoressa Vittoria Fiorelli, docente di didattica della storia e di storia contemporanea presso l'Università Suor Salamina in Casa di Napoli, concluderà il ciclo a difesa della scuola italiana presso la Casa della Cultura di Milano. Un ciclo che ha voluto mostrare come la didattica prevista dalla nuova scuola, tutta incentrata sul feticismo delle metodologie e sulla mortificazione dei contenuti disciplinari, avrà un effetto preoccupantemente devastante sulla preparazione dei futuri studenti e farà loro perdere competitività rispetto ai loro contenuti. Il secondo incontro a Venezia, Istituto Superiore Algarotti, venerdì 29 gennaio dalle 9.30 alle ore 17, quale futuro per la scuola dell'infanzia con la legge 107? Alessandra Michelietto. Perché questo convegno? Perché la scuola dell'infanzia è stata discriminata a monte dalla legge 107 e per ben due volte. Uno, è stato escluso tutto il personale precario nelle graduatorie ad esaurimento dalla fase di potenziamento, nonostante in realtà con presenti in sezione 28 bambini. Due, perché esiste una delega in bianco che parla del riordino del sistema di educazione e formazione del segmento 0-6 anni, senza entrare nel merito e addirittura soltanto. Per oggi è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Vi ricordiamo che potete rivedere i nostri servizi su gildatv.it oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Arrivederci da Giuseppina Gagliardo.